La vera domanda quando faccio questi video è che altra domanda stramba capiterà oggi? Vediamo. Amiche, amici, belle persone in genere, bentornati in questa nuova sessione. Dovrebbe essere chill come al solito di domande e risposte dove rispondo alle domande che mi avete inviato nei commenti dei precedenti video o sui miei canali social quando di solito spargo qua e là dei forum specifici, anonimi e non, dove potete appunto mandarmi delle domande. Se è un format che vi piace, direi di sì, visto quanti episodi stiamo riuscendo a fare, vi ricordo che nel primo commento qui sotto oppure in descrizione trovate il link per mandarmi delle domande anonime se non volete firmare la domanda che volete mandare, oppure potete usare semplicemente i commenti per mandarle. Gli argomenti li scegliete voi, purché si possano discutere in pubblico e siano legati alla decenza, quindi non vi preoccupate, parliamo un po' di quello che capita. A tal proposito, vediamo di cosa parliamo oggi. Allora, Jolly Revenge del precedente video mi chiedeva: domanda tinte horror, se di fronte a te ti vengono elencati quattro videogiochi tra cui The Last of Us, Resident Evil, Devil Within e Outlast, e se fossi costretta a vivere all'interno di uno di essi, sia letteralmente che fisicamente, per almeno una settimana, quali tra questi sceglieresti? Ovviamente devi cercare in tutti i modi di sopravvivere per un'intera settimana, altrimenti accade come su Matrix, che se muori lì, muori anche di là. Attendo con ansia la tua risposta. Ciao Steffi, sei grande. Grazie, Jolly. Quindi sono The Last of Us, Resident Evil, Devil Within, Outlast. Oddio. Considerando le atmosfere di Evil Within e Outlast, li escludo subito, e rimane tra The Last of Us e Resident Evil, che sono un po' più collegati a qualcosa che è andato storto nel nostro mondo, no? E considerando il tipo di mutazione e il fatto che gli zombie non... Cioè, a me gli zombie io li trovo stupidi, sono divertenti, sono proprio scemi, no? Cervello, no, quella roba lì. E vado a finire a dire Resident Evil. Sto pensando soprattutto ai Resident Evil classici, no? I Resident Evil alla Resident Evil 3, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Quindi probabilmente direi Resident Evil, mi barricherei da qualche parte a Raccoon City, assolutamente non so dove, ma cercherei di inventarmi un posto dove non vedere nessuno, non sentire niente per circa una settimana per sopravvivere. Lo troverei peggiore nel mondo di The Last of Us, dove sia per le tipologie degli infetti che per la roba dei clicker inquietantissimi, che per come muti, i tempi anche con cui muti, mi inquieta un po' di più la cosa. Probabilmente penso che nel mondo di The Last of Us mi sparerei prima io che venire ammazzata da qualche clicker o da qualche bloater o quello che vi pare. Quindi probabilmente risponderei Resident Evil, ma è già abbastanza distopico rimanere qua. E secondo me non abbiamo bisogno di andare a infilarci in un horror, che è già abbastanza horror il mondo che abbiamo, mi sa. Però, Stefania, per il sociale oggi magari ce lo evitiamo. Hubert che mi diceva su Instagram: ciao Stefania, grandi complimenti per i video su Seconda Ottava, grazie, e per come ti sai proporre al pubblico e sai spiegare i tuoi punti di vista. Se posso, avrei una domanda da porti per un Q&A. Credi che questa sia davvero una next gen? Personalmente sono deluso, a parte Kojima non vedo quasi niente di innovativo, ma solo grafica ultrapompata. Sembra quasi, tanto per immaginare una teoria super complottistica, che il nuovo mercato videoludico sia per lo più incentrato sullo spingerci a comprare le nuove schede grafiche, presto e continua così. Grazie Hubert per la domanda, è una cosa di cui mi è capitato di parlare piuttosto spesso su Spazio, nel senso che è difficile col passaggio alle nuove generazioni di arrivare a replicare quell'effetto wow che avevamo ad esempio quando siamo passati da PS1 a PS2, perché la rincorsa al fotorealismo l'abbiamo già vinta. Cioè, mi viene in mente una scena di Death Stranding con Tommy Earl Jenkins, dove io veramente, una delle poche volte nei videogiochi dove mi sono detta: ma è in game o è un girato vero di un attore? È stato veramente impressionante. Quindi la corsa al fotorealismo in un certo senso l'abbiamo esaurita, ed era la cosa più facile tangibilmente da vedere, no? Il colpo d'occhio, la faccia di Snake in MGS1, la faccia di Venom Snake in MGSV. Il paragone era spaventoso, vedevi proprio tangibilmente le generazioni che erano passate. Adesso quell'effetto wow con i risultati che avevamo già raggiunto nella vecchia generazione, dove già si cominciava comunque a parlare di tecnologie come il ray tracing, come il 4K upscalato, checkerboard rendering, tutto quello che volete, comunque l'avevamo già raggiunto sensibilmente. Adesso siamo in una generazione di scalabilità che non durerà,
Cioè, fino a oggi, finché le cose erano cross-gen, dicevano: vuoi giocare in 4K nativi a 30 o vuoi giocare in 4K upscalati a 60? Quindi ti facevano gestire il livello di definizione e il livello di fluidità della tua esperienza. Adesso che i giochi stanno diventando solo next-gen, pensate a Gotham Knights, pensate a Plague Tale Requiem, non stanno riuscendo più a proporre questa scalabilità perché aumentano l'effettistica potendo contare sulla potenza della next-gen. Quindi sarà una generazione dove si abbellirà l'immagine, ci saranno più particellari, ci sarà sempre più ray tracing, cose volumetriche e quant'altro. Non siamo qui a farci pipponi sulle robe grafiche, però è plausibile anche secondo me, come suggerivano alcuni, che ancora una volta si andrà un pochino a puntare su un'esperienza più cinematografica sui 30 fps. Ricordate che il cinema gira a 24, per andare a riempire di colpo d'occhio, laddove si può aggiungere ancora un colpo d'occhio, l'immagine. Quindi mi viene in mente in Horizon Forbidden West tutti i pollini che volavano via con il vento, le praterie con i fiori che oscillavano, che è una cosa che c'era anche in Tsushima, se ci pensate, però all'ennesima potenza perché magari un gioco è solo per la nuova generazione. Quindi dal punto di vista delle tecnologie, secondo me stanno guardando un po' a questo, però c'è tutto un altro aspetto che è quello che dicevi tu nei commenti, che, nella tua domanda, che è quello che a volte ci dimentichiamo, ossia che il passaggio a una nuova generazione dovrebbe dare anche il pretesto, grazie alle nuove tecnologie, alla nuova potenza di calcolo, ai nuovi mezzi, di fare cose nuove. Quindi, se è vero che gli sviluppatori hanno sempre più mezzi, pensiamo anche solo agli SSD che prima su console non c'erano, per realizzare delle idee, Ratchet, Rift Apart non lo fai senza l'SSD perché hai bisogno di muoverti rapidamente tra tutti quei dati, ti offrono delle nuove soluzioni. Queste soluzioni per adesso le stiamo vedendo in modo piuttosto pigro, è assolutamente vero. Io continuo a pensare che non fosse ancora necessaria una nuova generazione, non per PlayStation sicuramente, a Xbox interessava introdurre una nuova generazione perché aveva bisogno di azzerare il campo a fronte del suo passaggio, il suo focus primario a il mio ecosistema non è farti comprare l'Xbox, il mio ecosistema è portarti dentro la quota mensile di Game Pass. Quindi Xbox prima lo faceva per lei, meglio era. PlayStation stava ancora andando molto bene con la sua PS4 e secondo me ha prestato un po' più il fianco al fatto che fosse un po' acerba l'idea di PS5 quando ha debuttato. Mi ricordo quando recensì la console nel 2020 che scrissi che era una naturale evoluzione, non era una rivoluzione, era una PS4 Pro Pro. PS5 tutt'oggi per me è una PS4 Pro Pro, perché mantiene immutato quel modo di giocare, quella filosofia del giocare è lo stesso, no? Il modo di giocare è lo stesso che avevamo prima, con qualche miglioria qua e là. Però non fa rivoluzioni, non si vede un salto generazionale. Pensate a quando, ad esempio, siamo saltati da giochi offline ad avere i servizi online con lo store digitale nella console, no? Questo tipo di shock non lo abbiamo avuto. Quindi è una next gen che si è assolutamente accomodata, dove PlayStation, visto il successo del modello che ha avuto in precedenza, si è accomodata su quello stesso modello perché stava funzionando. Solo che se una generazione ti dura da qui a 7 anni, quindi più o meno fino al 2027, è importante che tu pensi anche a una futuribilità del modello che stai proponendo. Il modello che stai proponendo come futuribile da qui al 2027 è quello che era già in funzione dal 2013. Sono tantissimi anni dal 2013 al 2027 nei videogiochi. Quindi il fatto di essersi seduti in questa concezione un po' vecchia probabilmente non aiuta ad avere la sensazione di una next gen che sta facendo davvero la next gen. È anche vero che i giochi che permettevano alla next gen di tirare fuori il meglio di sé li abbiamo sempre visti nella seconda parte della generazione, cioè ci ha messo un po' a ingranare. I The Last of Us non li abbiamo visti a inizio generazione, per capirci, cioè i Death Stranding o anche la roba first party, anche la roba third party, perdoni, Persona 5, no, non li abbiamo visti al lancio. Anche per Bloodborne sono serviti 2 annetti all'epoca di PS4. Quindi sicuramente servirà ancora tempo, però condivido con te la sensazione che sia una next gen che sinceramente, dal punto di vista della potenza hardware, non era così necessaria, di cui non si sentiva così strettamente il bisogno, che anche per tutta una questione di geopolitica, pandemia, scorte, tutto quello che volete, domanda, offerta, sbilanciamenti, ha difficoltà a lasciarsi dietro, soprattutto nel caso di Sony, la vecchia generazione, perché una base installata di 120 milioni di console, la mia nuova console manco si trova, ma io che interesse posso mai avere a dirti che un prodotto esce solo su PS5? Se tu magari il prodotto lo vuoi, ma poi non trovi la console per giocarci.
Quindi è tutto un insieme di fattori che si sono sovrapposti a un'idea che già era un po' pigra in partenza, aveva un po' il freno a mano tirato in partenza. Fatto un pippone videoludico che manco su Spazio Games li tiro così. Nice job. Allora, domanda semplicissima tra le anonime, così alleggerisco un attimo tutto il pippone che ho fatto prima. Hai piercing? No. Ho solo i buchi alle orecchie, anche se ogni tanto ho qualche problema di allergia con gli orecchini, quindi a volte uso orecchini magnetici proprio perché mi si infiamma il buco all'orecchio e mi dà fastidio. Volevo sempre fare qua un anellino al naso da quando ero ragazzina, non l'ho mai fatto, perché ho scoperto da adulta che ho un piccolissimo problema di confidenza con aghi e cose che ti bucano, ahimè, quindi non l'ho fatto, probabilmente non lo farò, una cosa che mi fa molto impressione vedere come lo fanno, da quando l'ho guardato non ce la posso fare, e fa molto ridere perché io di solito non sono impressionabile, però non so perché quando vedo questa cosa mi scende proprio un brivido, quindi probabilmente rimarrò così. Trovo carini a volte anche quelli sul sopracciglio, però non ho mai pensato di farlo lì, avevo pensato di farlo solo al naso, ma non l'ho mai fatto, non ho piercing da altre parti. Ciao Tava, vorrei allontanarmi dall'ambito dei videogiochi e sapere il tuo punto di vista in merito a una questione. Cosa ne pensi dell'università? Credi ci sia un limite d'età per poter intraprendere strade lavorative totalmente diverse? Sono un geometra di 35 anni con la passione per l'informatica. Io penso che l'università viva di un sacco di problemi in Italia, proprio nella concezione, nel senso che siamo divisi in due estremi. Un estremo è quello delle persone che dicono perché perdi tutto questo tempo a studiare, vai a lavorare. Quelli per cui lo studio è una perdita di tempo, insomma, formarsi è una perdita di tempo. Purtroppo in Italia siamo pieni di persone che pensano che formarsi sia una perdita di tempo, e il modello di lavoro che abbiamo effettivamente ti suggerisce che sti cazzi essere formato, no? È solo scomodo perché magari se sei formato ti devono pagare di più e gli rompi la balle. E quelli che invece pensano che se non studi non sei nessuno, no? Quelli che proprio... conosco anche genitori di persone che sono mie conoscenti che dicono sì, però intanto non hai mai avuto la sbatta di laurearti e magari i figli sono persone felici realizzate con un buon lavoro, gli rinfacciano che non si sono laureati, come se quello fosse il patentino dell'essere realizzati. Ecco, secondo me abbiamo un po' questi estremi dove investiamo l'università di essere una sorta di forma di realizzazione e dall'altro canto è la stessa che per altri è una perdita di tempo, di risorse, di soldi, da cui tu esci senza saper fare niente secondo loro. La mia esperienza universitaria, io ho fatto la triennale in comunicazione all'Università degli Studi di Cagliari e la magistrale in televisione, cinema e nuovi media all'Università Yulm di Milano, e penso che sia stata un'esperienza estremamente formativa. E non tanto nelle aule, ovviamente anche nelle aule, però è incredibile quanto si sottovaluti tutto quello che c'è intorno all'esperienza universitaria, soprattutto se la fai da giovane. Io mi sono iscritta subito dopo il diploma all'università, quindi avevo 19 anni, santo Dio, è passata un'era geologica. E il fatto di essere una studentessa fuori sede all'epoca, quindi di trovarsi proiettata in una realtà completamente diversa e per la prima volta in un sistema scolastico, tra virgolette, dove tu eri responsabile di te stessa, perché nessun professore all'università viene a inseguirti per dirti guarda che avevo detto che oggi avremmo fatto il compito, guarda che avevo detto che oggi avremmo interrogato. Questa cosa all'università non esiste. Tu sei responsabile di te stesso, quindi che vai o non vai alle lezioni, loro non gliene frega una mazza. E se mettono una consegna e tu non fai la consegna, non gliene frega una mazza. Se non vai ai laboratori, gliene può fregare da meno. E quindi anche la questione degli appelli, no? Che tu dici... quando voglio organizzarmi e farmi una scaletta per dare l'esame di questo insegnamento qua, è tutto sulle tue spalle. L'insegnante non verrà mai a dirti lo devi dare a gennaio. Sei tu che devi andare a darlo a gennaio. Devi guardare gli appelli, organizzarti la vita sapendo che per allora tu devi presentarti pronto. Questa cosa mi ha fatto crescere tantissimo. Lato proprio organizzativo, lato maturazione, lato responsabilizzazione. Perché dicevo, it's up on me, ok? It's on me. Dipende da me. Non c'è nessuna persona che mi punzecchierà, che mi spingerà, che mi bastonerà a fare le cose. Già ero una metodica rompiballe al liceo, però all'università questa cosa mi ha fatto crescere tantissimo. Quindi mi sento di dire a chi pensa che
l'università, sì, ma cosa stai studiando? Ma che lavoro ci puoi fare? Se avete una persona giovane in casa che vuole affacciarsi all'università, sappiate che un'esperienza formativa a 360 gradi, proprio quella che secondo me più di molte altre segna il passaggio da adolescente a persona adulta di responsabilizzazione, almeno per me è stato così, ovviamente io parlo della mia esperienza, però può essere veramente forte dal punto di vista della responsabilizzazione, della presa di coscienza di sé, dei propri mezzi e perché no anche dei propri limiti, sempre però con la comprensione a casa, quando si apprendono i propri limiti. Non usiamo più l'università come mezzo per dire sei un fallimento o non sei un fallimento a seconda di come vai all'università, anche perché abbiamo visto che purtroppo spesso questo porta a delle conseguenze assolutamente irrimediabili. E lì non basterebbe un'università a insegnare quanto questo sia sbagliato. Nel tuo caso specifico, che mi dicevi sono un geometra di 35 anni, pensi che sarebbe troppo tardi? Ecco, un'altra cosa bella dell'università, secondo me, è che non è mai troppo tardi, perché nessuno fa strano se tu a 35 anni ti presenti in un'aula magna dove è pieno di 19enni al primo anno. È una cosa normale, quindi io penso che, e lo dico soprattutto a me stessa, penso che spesso ci dimentichiamo del fatto che questa è l'unica possibilità cortissima che abbiamo di vivere in tutti gli eoni del tempo. Non torneremo mai più. Mai più, è una concezione che è difficile anche da mettersi in testa, mai più, cioè è adesso o mai più. E quindi non è mai troppo tardi per provare a realizzarsi, per fare una cosa che ti piace, una cosa che ti affascina, una cosa che ti interessa, una cosa che magari ti cambia la vita se la tua vita adesso non ti soddisfa. E questa cosa potrebbe essere anche l'università. Quindi se c'è una cosa per cui tu ti domandi, ma è troppo tardi? Spesso la risposta è no, non è troppo tardi, perché non può essere tardi, è l'unica vita che hai per farlo, quindi non è tardi. Poi a volte magari quello che studi non diventerà la tua professione, capita, purtroppo in Italia anche molto spesso, però quello che ti porti a casa comunque parte di te, è un viaggio, è un'esperienza che fa parte di te e che a volte vale più delle cose effettive che tu hai imparato stando lì sui libri o stando lì a confrontarti con i docenti e perché no, confrontandoti anche con i tuoi colleghi studenti, da cui a volte si può imparare tanto. Cosa ne pensi di Bloodborne? Bella questa. Allora, Bloodborne, vi ricorderete che qualche tempo fa avevo fatto un video dopo alcune live su Spazio per dirmi piacevolmente sorpresa da Bloodborne. Perché? Perché è un gioco completamente fuori dalla mia comfort zone. Completamente. E io replico quello che dissi davanti ai titoli di coda. Quando battei il boss finale della mia run, feci un post sul mio profilo Facebook e dissi: ho terminato Bloodborne, punto. È meraviglioso, punto. Non voglio vederlo mai più, punto. Che penso che riassuma benissimo come sia stato tutto il mio viaggio all'interno di Bloodborne, perché veramente c'era questa sensazione di grande amore, ed è veramente amore quando tu continui a tornare in una roba così lontana dalla tua comfort zone. Questo gameplay che ti dava, ti ripagava, ti soddisfaceva perché non trovavi che fosse davvero ingiusto. Difficile sì, ma non era ingiusto, non era disonesto. Diceva che lo puoi fare, continuava a sussurrarti all'orecchio di continuo in modo seducente, quasi a irritirti. Guarda che lo puoi fare, dipende da te. E poi magari riprendevi le mazzate, però tu te la prendevi con te stessa perché dicevi, vabbè, cacchio, ho avuto fretta. Non pensavi che il gioco fosse disonesto e questa cosa continuava a farmi tornare. Ciò non toglie che sia un gioco lontanissimo dalla mia comfort zone e che io a un certo punto veramente. Il fatto di dover gestire i boss, di poter perdere progressi perché tipo magari ho sbagliato il boss 50 volte e ho perso tutte le fiaschette per curarmi, no? Questo tipo di cose, e quindi dover ributtare tempo per aver fatto una cretinata, è una roba che mi metteva una tensione fuori scala al punto tale che io ricordo di aver fatto il boss finale con le mani che sudavano, col battito a 3000, veramente che ero lì concentrata, che volevo chiuderlo, ed è in quel momento che ho detto ok, bellissimo, ma mai più, perché proprio non ce la faccio fisicamente. Però ciò non toglie che penso che sia veramente una roba epocale, un'atmosfera meravigliosa, un gioco bellissimo, ancora più bello e ancora più valore se pensate appunto a quanto è lontano dalla comfort zone del tipo di giocatore che sono io, che non gioco di solito per essere sfidata. Quindi veramente tanta roba, ho fatto anche una 30, 40, non mi ricordo più ore su Elden Ring, però apprezzando molto l'approccio libero di Elden Ring, l'approccio anche di curiosità dove dici vado a vedere cosa c'è là, devo dire che personalmente mi è rimasto di più nel cuore Bloodborne, con le sue atmosfere, anche se era più guidato, con il design delle creature, il design delle armi, veramente tanta 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 roba, grazie a tutti quelli che
che nelle live su Spazio, sui social, quant'altro, da Domenico a Wallone hanno insistito talmente tanto per dire dovresti giocare Bloodborne perché alla fine avevano ragione loro. La tua scommessa per il 2023 è risposta secca. Oddio, scommessa, se intendi videoludica, spero che non faccio nomi ovvi, io sono molto in attesa di Tears of the Kingdom per il 2023. Se intendi videoludica, però, spero che possa essere Planet of Lana, che mi incuriosisce tanto, voglio vedere cosa porterà. Mi è sembrata una cosina deliziosa dai video che abbiamo visto per adesso e voglio sperare che sia una di quelle cose carine che mi sorprenderanno il prossimo anno, come ad esempio quest'anno è stato Inside, ad esempio, che ho trovato molto gradevole. Spero che possa essere Planet of Lana. Fuori dal mondo dei videogiochi, una scommessa per il 2023, io da... non dico più neanche pessimista, dico proprio cinicamente realista, dico che... magari sarà ancora di più un anno di merda rispetto al 21 e al 22, perché tra situazioni globali, le cose che abbiamo intorno, la negatività che vedo nella gente, che se ha qualcosa di positivo da dire non lo dice, dice prevalentemente cose negative, e parlo soprattutto online, lavorando online è una cosa che mi pesa veramente tantissimo. E tutto questo contesto che abbiamo intorno di odiare gratis, quindi sti cazzi. E mi aspetto solo che sia un anno ancora più merdoso dei precedenti, perché non vedo indizi per cui dovrebbe essere migliore. Spero che non sia così, ma ormai mi sembra veramente una discesa verticale verso il Death Stranding. È molto triste che io dica questa cosa avendo solo 33 anni, però veramente come mi guardo intorno vedo un mondo che davvero non mi piace, un atteggiamento delle persone, una negatività nelle persone che mi mette molta tristezza. Ne parlavo anche l'altro giorno nella live su Spazio. Un po' quella sensazione costante che dicevo di odiare gratis, oppure che se c'è una persona che ad esempio dice che le è piaciuto qualcosa, arrivano a decine a dirle e spiegarle perché quella cosa faccia cagare. No, la notate anche voi questa cosa qua? Come se fosse un reato essere felici di qualcosa. È un brutto atteggiamento che abbiamo preso che diventa demotivante per tutti. Infatti, a loro modo, invidio le persone che riescono a passare giornate intere a leggere le castronerie che girano sui social, perché io le trovo veramente demotivanti. Preferisco, boh, se devo chiudermi in una bolla, preferisco che sia la mia bolla mentale. Mi invento qualche storia, mi metto a scrivere, mi metto a leggere, faccio altro. Non lo so, vedo sempre più confronti che non sono confronti. E questa cosa è un peccato. Sia per il potenziale che potrebbero avere se fossero dei confronti veri e propri, sia perché le persone vengono tirate giù da questa cosa e non se ne rendono nemmeno troppo conto. E magari ti trovi la mattina mentre fai colazione a aprire il tuo feed dei social e scopri 10 polemiche che non sarebbero mai esistite. E prima le persone che si scannano su queste polemiche, che boh, perché dovrebbero essere importanti nella tua vita e avere tempo all'interno della tua vita? Eppure glielo concediamo lo stesso. Tutto questo compenetrarsi di cose che sono tutte tendenti alla negatività mi fa pensare che sia una scommessa quotata a uno che il 2023 continui sulla stessa scia rispetto al 21 e al 22. Magari se riusciamo a non buttarci le bombe atomiche a vicenda e non diventare Fallout, ecco, questo sarebbe tanto di guadagnato. Il Final Fantasy migliore di sempre perché è proprio Final Fantasy 8. Allora io dirò una cosa che è in disaccordo con chi ha fatto questa domanda, perché per me il Final Fantasy migliore di sempre è Final Fantasy X. Voglio bene a Final Fantasy VIII come si vuole bene al primo fidanzatino, quello delle cose fatte per la prima volta in modo spontaneo, amorevole, un po' goffo. Quello è Final Fantasy VIII, secondo me. E mentre il vero amore in Final Fantasy l'ho trovato in Final Fantasy X. È una cosa che va al di là del tempo, nella realizzazione dei messaggi nei personaggi, per quanto mi piaceva il combat system, io lì ho trovato veramente il vero amore. Ribadisco, FF8 è un po' più il primo amore ed è stato il primo amore di tantissimi di noi che si sono avvicinati alla saga solo con FF8, che era pure il primo in italiano. Però il grande amore io l'ho trovato in Final Fantasy X e è veramente difficile anche solo pensare che qualcuno possa avvicinarlo per togliergli la prima posizione sul mio podio dei migliori capitoli di Final Fantasy. E ho amato tanto anche Final Fantasy VI, recuperato ovviamente dopo l'uscita. Ero troppo piccola all'epoca per giocare a Final Fantasy VI. Un signor Final Fantasy bellissimo, sono contenta che per l'HD 2D Octopath abbiano ripreso da FF6, perché se vi piacciono i JRPG tradizionali a turni è veramente tanta roba. Però per me vince sempre Final Fantasy X. Faccio questa come penultima e poi chiudo. Soffri di qualche fobia?
Oddio, aiuto. Santo Dio va bene come risposta. Allora, vabbè, quella degli aghi ve l'ho già detto prima, io manco lo sapevo, però ho notato che mi danno discretamente fastidio al punto tale che qualche giorno fa, si era chiuso perché si è infiammato l'orecchio, il buco all'orecchio per l'orecchino, lo stavo bucando con lo spillo di uno degli orecchini e poi ho notato che mi stava salendo questa ondata di caldo, avevo le gambe molli, ho detto, cioè praticamente sto svenendo al vedere l'immagine di questa cosa che mi si conficca nella pelle, non sono mai svenuta in vita mia, però ho notato proprio il fastidio fisico, quindi confermo questa cosa degli aghi assolutamente. Ho scoperto di Hard Way che provo fisicamente disagio negli spazi affollati dove c'è veramente ressa. Tipo, se c'è il parterre di un concerto e la gente è stretta stretta e ovunque tu ti giri, da ogni lato ci sono persone, io muoio. Non so se è una cosa che mi è nata dal fatto che vi ricordate quando erano successi gli incidenti di Piazza San Carlo a Torino? Sicuramente sì. E io dovevo essere lì quel giorno, poi non me l'ero sentita di andarci, grazie al cielo. E non so se sia una roba che sia legata a questa, però io qualche tempo dopo mi sono trovata in un evento dove c'era una discreta ressa che non mi aspettavo. E contate poi che io peso 50 kg da bagnata, anche questo probabilmente influisce. E cercavo di andare avanti per andare verso l'uscita perché dovevo uscire da questo posto e non si riusciva a muoversi, si era proprio, no, compressi in un certo senso. E allora mi sono girata per andare a destra e c'era un muro di gente, dietro avevo un muro di gente, a sinistra avevo un muro di gente, l'uscita era davanti e c'era un muro di gente e mi sono resa conto che non respiravo più praticamente, no? Proprio blackout totale e ho letteralmente sgomitato, nonostante il mio peso esiguo, verso l'uscita. Quando sono arrivata fuori mi sono seduta un attimo in una panchina per cercare di calmarmi, di riprendere il controllo, non mi ero mai accorta prima del disagio che mi dava trovarmi circondata da una ressa, ecco, quindi questa cosa sicuramente sì. Le folle mi danno proprio un senso di disagio fisico. Non mi era capitato neanche alla Gamescom questa cosa, però è vero che alla Gamescom, per quanto tanta gente ci sia alla Kölnmesse, non mi è mai capitato il contesto in cui veramente tu non ti puoi fisicamente muovere dalla ressa che c'è. La fiumana ha un suo effetto su di me, devo dire, quindi te ne ho già detto due. Ho paura del buio a mio modo. Non proprio fobia, però ho un po' di paura del buio. Infatti, io di solito dormo con una lucina accesa. Però tu dici: ma perché paura che spunti qualcosa, no? Come i bambini? No, mi dà proprio fastidio, perché quando ad esempio c'è buio totale, non vedo, è come se avessi qualcosa che mi. Non lo so, non so come spiegarlo. È come se avessi un pannello, la sensazione davanti alla faccia, per cui ti diventa difficile anche respirare perché non riesci a contestualizzare lo spazio che è intorno. È difficile da spiegare a parole, però se ad esempio qui adesso io spegnessi tutto e ci fosse buio totale all'improvviso, io non mi sentirei come se fossi in questa stanza, ovviamente tutto mentale, per quello parlo di fobia, non mi sentirei come se fossi in questa stessa stanza, in questo stesso ufficio così ampio, mi sentirei come se avessi una roba premuta qua, che è esattamente il buio che io vedo qua. Una cosa stranissima, però ho notato col tempo, con gli anni, con l'anzianità, che è una roba che mi dà fastidio. Non come le altre due. Anche perché, cioè, dopo un po' gli occhi si abituano subito nel buio e hai dei punti di riferimento, però ho notato che è una cosa che mi dà abbastanza fastidio. Voglio sapere le vostre adesso perché mi sono sputtanata tipo al 110%, eh. E l'ultima che volevo leggere per oggi era: ciao, che cosa significa Tava? Forse l'avevamo anche già fatta questa, non me lo ricordo. Allora, farò brevissima. E da ragazzina ero fissata con la Finlandia, anche adesso in realtà mi piace tantissimo, vorrei svegliarmi domani e vivere a Tampere, purtroppo non è possibile, anche perché hanno un costo della vita molto alto in Finlandia e quindi quando dovevo scegliere un nuovo nickname avevo pensato, come si dirà Stefano in finlandese? Avevo cercato questa cosa e avevo trovato il corrispondente di Stefano, che in finlandese si dice Tapani, scritto proprio Tapani, oppure si dice Tavo. A quel punto dissi: vabbè, lo facciamo al femminile, scriviamo Tava, no? Fatto a modo mio. In realtà, da quello che so, Stefani in finlandese dovrebbe essere Tabita, non Tava. Penso, poi se qualcuno lo sa mi corregga pure. Comunque, da allora io ho tenuto Tava, che era Stefano girato al femminile a modo mio.
Quindi l'idea era che fosse Stefania in finlandese, non doveva essere niente di particolarmente arzigogolato e poi mi piaceva come suonava, quindi non era niente di, non lo so, qualcuno a volte mi dice il nome di qualche personaggio da qualche fantasy, no, era un modo di cercare di tradurre il nome in finlandese. Vi avevo detto qualche video fa che avevo anche provato a studiare il finlandese, ma non mi ricordo più niente, è una lingua difficilissima con le declinazioni, con parole lunghissime. E non mi ricordo nulla, a parte Eipa Minä Olen Tava, ciao, sono Stefania, tervetuloa, benvenuti e boh. Avevo imparato qualche altra parola, tipo presentarsi, dire sto cercando un letto, che in effetti è tutto quello che ti serve per rimorchiare qualche vichingo, no? Ottima idea imparare queste parole, però non mi ricordo veramente più altro. Ne avevo imparato qualcuna da testi tipo dei Nightwish o della Kurkela, cose del genere, però adesso non mi ricordo più nulla. È una lingua che mi affascina tantissimo e che trovo a suo modo anche musicale con quella R, però è veramente difficile da imparare, dovresti veramente metterti sotto o vivere la realtà per praticarla. Chissà se ci riuscirò. Ragazzi e ragazze belle, grazie a tutti per le domande, come sempre ne ho ancora una camionata, faremo altri video in futuro. Intanto io vi ricordo che se avete apprezzato il video, se vi piace il format, potete come sempre lasciare nuove domande qui sotto, sia con un commento vero e proprio su YouTube, sia usando il link che trovate in descrizione o nel primo commento per mandarle in anonimo. Non fatevi remore se preferite mandarle in anonimo, visto che alcuni si sentono più liberi di esprimersi in anonimo, quindi se volete usate quel link. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete come sempre iscrivervi e attivare la campanella. Se vi piace questo spaziato personale così chill, volete aiutarmi a farlo crescere. Vi ricordo anche che per cose, visto che non lo spammo abbastanza, per cose un po' più articolate, lato gaming, un po' più industry, un po' più cronaca, un po' più attualità, mi trovate sempre anche su Spazio Games, di cui sono caporedattrice. Grazie per aver visto il video fino a qui, ci vediamo presto come sempre sul canale di Secondo Tava. Sari rakastaa elämän leskeä.